tutti sanno come si prepara. Ogni italiano amante dei fornelli è certo di possedere la ricetta perfetta. Ma quali segreti si celeranno mai dietro uno dei piatti italiani più esportati al mondo? Spaghetti alla carbonara. Alziamo il volume. La carbonara è uno di quei piatti in cui bastano pochi minuti per qualcosa di incredibile. Partiamo col guanciale a tocchetti. Via la cotenna, troppo dura. Opla, lo faccio a tocchettoni. L'utilizzo del guanciale non è così scontato come può essere nella matriciana. Anche la pancetta, quella steccata e non quella tonda, andrà benissimo. Padella calda, dentro il guanciale. Fuoco medio, mi raccomando, Con calma, ci vorranno una quindicina di minuti. Il guanciale dovrà prima sudare e poi crocchiare. Non aver fretta di cuocere il guanciale, perché bruciarlo potrebbe far uscire il suo aroma fortissimo. Il piatto si rovina. Nel frattanto, buttiamo gli spaghi. Io utilizzo gli spaghetti, ma anche rigatoni o mezze maniche andranno benissimo. Ci sono diverse correnti di pensiero circa l'origine di questa ricetta e quella che mi ha fatto più sorridere risale al periodo della Seconda Guerra Mondiale, con protagonisti i soldati americani. I ragazzoni a stelle e strisce combinavano la pasta trovata in Italia con la loro razione di uova e pancetta, creando un mix formidabile. Questo mix pare abbia dato l'idea ai cuochi italiani che svilupparono la ricetta. Ci occupiamo delle uova. Dopo moltissime prove e soprattutto moltissimi assaggi, qua a GZ abbiamo deciso, utilizzeremo soltanto i tuorli. Dritti in ciotola. Aggiungiamo la maggior parte del pecorino. Il resto lo teniamo per la guarnizione. E una bella grattata di pepe nero. Mescoliamo. Allentiamo un pochino il composto con 2 cucchiai di acqua di cottura. Eviterà pericolosi mappazzoni. Guanciale prontissimo, tuffiamoci la pasta, bella al dente. Alziamo il fuoco, facciamo finire la cottura della pasta in padella. Pronti, via dal fuoco! Dentro il composto di uova e pecorino. Salta, salta e mescola. Se dovesse servire ancora uno zig di acqua di cottura, deve essere bella cremosa. Ma che storia? Dai, così va bene. No, sembra buona. Impiattiamo. Recuperiamo del grazioso guanciale, aggiungiamo del pecorino che abbiamo tenuto alla fine e un po' di pepe, poco, non esageriamo. Ed eccolo qui il primo piatto che divide milioni di italiani nella sua pur semplice preparazione, ma che poi li unisce per la sua golosità, tutti intorno ad un tavolo da pranzo. Spaghetti alla carbonara, questa è la nostra versione, aspettiamo la vostra. Io l'assaggio. Buona. Provi tutti.